troppo, come dire, dilatorio, lo Finanziario. ricordate? Come Ma no? c'è una ragione, io prenderò appuntamento con la vicepresidente. Ma la seconda cosa voglio sapere dalla dottoressa Capocasa, direttrice dell'ASUR, Area Vasta 5, se questo è un atteggiamento che merita o meno di un approfondimento, di una verifica e di un'indagine interna, perché io devo capire se questo atteggiamento di fuga di notizie, di allarmismo ritenuto tale, attenzione, quando io dico allarmismo, non dico perché il problema non c'è, dice se allarmismo una informazione che è innanzitutto contraddittoria con quanto fa e dice l'ASUR nel verbale della conferenza dei servizi. Perché se l'ASUR mi dice che poco va bene, la procedura è comoda, io mi devo solo premurare che si faccia subito. E se tu invece mi dici addirittura, no sindaco, devi valutare anche questa cosa, pensaci, anzi, sappi che se non lo fai devi chiudere la chiesa. Allarmismo è questo, non una, come dire, una massimizzazione, una drammatizzazione. Non dico che la situazione non sia difficile, perché non sono in grado di valutare, dico che però offrire a un pubblico ufficiale e alla comunità, perché poi ne parlavano su Facebook di tutto il mondo, questo genere di descrizione vuol dire turbare profondamente anche il procedimento amministrativo che si sta chiudendo. Quindi l'intervento della Procura quando verrà richiesto? Ah, io chiederò, di essere ascoltato in maniera tale che io possa descrivere come mio costume, passo passo, quello che è il criterio razionalissimo della mia condotta. Ripeto, io ho scritto il 14 gennaio al buon Amadio, ho detto, bene, cari uffici, anche per conoscenza della procura, preparo l'atto, preparo l'ordinanza. Mi ha fermato Amadio e mi ha detto, ma l'ordinanza è una delle due cose. No, tu me lo devi dire, se è urgentissimo È ora o se posso contingente. aspettare 10 giorni.